Ah, vergognatevi, cercate invece di essere amici e unitevi in quello che vi divide. Saranno l'astuzia e gli intrighi a darvi ciò che vi sta a cuore, quindi mettetevi in testa di ottenere come potete quello che non potete ottenere come vorreste. Date retta a me, Lucrezia non era più casta di questa Lavinia, l'amore di Bassiano. Dobbiamo seguire una strada più svelta di queste svenevoli smancerie e io? Ho trovato il sentiero. Si annuncia infatti una grande caccia, signori miei, e le belle dame romane vi accorreranno a frotte. Le vie della foresta sono larghe e spaziose, ma ci sono molte macchie solitarie, adatte per natura allo stupro e alla violenza. Spingete lì da sola questa delicata cerbiatta e prendetevela con la forza, se non con le parole. O così o niente, è questa la nostra unica speranza. Su, venite, sveliamo le nostre intenzioni all'imperatrice, che ha votato il suo sacro ingegno al male e alla vendetta. I suoi consigli affileranno le nostre trame, impedendovi di azzuffarvi e innalzando entrambi al culmine dei vostri desideri. La corte dell'imperatore è come la casa della fama, il palazzo è pieno di lingue, occhi e orecchie. I boschi, invece, sono spietati, terribili, sordi e muti. Fatevi sentire lì, ragazzi, colpite e servitevi. Appagate lì le vostre voglie, nascosti allo sguardo del cielo, e spassatevela con il tesoro di Lavinia. Sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata della settimana tematica dedicata a Shakespeare. Questo è Daily Cogito e io sono sempre Eric Dufer e mi perdonerete se la mia voce, quella che ho prestato ad Aronne nel Tito Andronico, suona un po' strana, ma ho un principio di influenza, quindi ho il naso un po' tappato, spero comunque che non si senta così tanto. È stato faticoso fare quella lettura, ho dovuto ricominciarla molte volte perché la gola è molto secca e la voce decisamente non all'altezza dei testi shakespeariani, ma noi ci proviamo comunque e diamo del nostro meglio. E parliamo quindi quest'oggi del Tito Andronico. La lettura con cui ho aperto la puntata è terrificante, è il piano di Aronne per pianificare lo stupro di Lavinia. E per chi, insomma, volesse approfondire, il Tito Andronico è un'opera cruda, è un'opera violenta, è un inno alla ultraviolenza, ma al tempo stesso è una delle meno conosciute di Shakespeare e non solo, come vedremo, è una di quelle opere che molto spesso si è cercato di allontanare dalla memoria shakespeariana. E come ogni opera eretica dei grandi autori, secondo me è fra le più interessanti, quindi ne parliamo, sacrificando magari le views, sacrificando la visibilità, perché sono sicuro che molte persone, vedendo il Tito Andronico nel titolo, non si sono sentite proprio spinte ad ascoltare questo podcast, ma noi ce ne facciamo una ragione perché ci piace parlare di cose belle e non delle cose che la gente vuol sentirsi dire. Che cosa narra il Tito Andronico? Beh, al di là della narrazione è una storia di vendetta. Il Tito Andronico è un generale romano che rifiuta di diventare imperatore e che vedrà sterminata la sua famiglia, i suoi cari, e in questo modo cercherà vendetta. È una storia che narra l'epoca in cui l'impero romano era in uno scontro, incontro con i Goti, e soprattutto è una Roma imperiale, ma composta da personaggi inventati. Questo è un unicum nell'opera shakespeariana, perché tutte le opere ambientate nell'antica Roma, in realtà, come il Giulio Cesare, come vabbè tante altre, utilizza personaggi reali, storici. Qui invece sono quasi tutti inventati con qualche connotazione storica. È un'opera ultraviolenta. Si narra che durante le prime messe in scena di quest'opera alcuni spettatori svennero, perché ci sono proprio delle scene cruente, c'è stupro, c'è violenza, c'è cannibalismo, c'è tortura, ci sono mani tagliate, ci sono, insomma, ci sono cose brutte che forse oggi verrebbero vietate alla visione per spettatori minori di 18 anni.
ed è una storia di vendetta che Liam Neeson levate. Sarebbe bello vedere però un Tito andronico hollywoodiano dei nostri giorni con Liam Neeson nella parte di Tito, un po' un io vi salverò, che però qui finisce male perché di solito Liam Neeson nei suoi film riesce a salvare tutti e ad ammazzare tutti i cattivi, qui invece le cose non vanno esattamente così lisce. Però, fatta questa doverosa premessa con la trama e le caratteristiche del Tito andronico, oggi ragioniamo in modo metatestuale, quindi non sull'opera come abbiamo fatto finora con il Macbeth, con l'Amleto, cercando di raccontare i collegamenti che però il testo in sé tiene. Oggi narriamo ciò che sta intorno al Tito andronico e cerchiamo appunto di fare un episodio metatestuale. Tito, il Tito andronico, che ora da oggi in poi, da ora in poi chiamerò Tito, è stato criticato aspramente. In ogni epoca ci sono tantissimi critici che addirittura non vogliono attribuire a Shakespeare quest'opera, e per molto tempo, soprattutto fra il 700, diciamo nel 700, fra la fine del 600 e la fine del 700, questa è un'opera che è stata letteralmente dimenticata, demonizzata. Non era un'opera per la sua contemporaneità, appunto venne messa in scena qualche volta ma poi venne eliminata dal corpus delle opere shakespeariane, e per molto tempo si è cercato di dire: oh, guardate che Shakespeare non ha niente a che fare con quest'opera, e se ha a che fare con quest'opera, beh, è perché aveva bevuto, oppure perché aveva soltanto messo mano leggermente a un'opera scritta da altri. Però le cose in realtà non stanno così. Nell'Ottocento il Tito Andronico è stato recuperato, e storicamente è chiaro che è un'opera shakespeariana, è un'opera molto diversa dalle altre. Però la critica è sempre stata molto presente. Poi fu recuperata quest'opera nell'epoca elisabettiana, quindi diciamo così, comunque nell'Ottocento ebbe una nuova primavera, e nel Novecento è stata messa in scena molte volte, e c'è stato anche un po' di trasposizione hollywoodiana, comunque nel cinema. Come sempre, ed è questa la cosa che mi interessa, come sempre la ricezione delle opere artistiche in senso ampio, quindi quelle teatrali ma anche quelle cinematografiche e anche quelle pittoriche, la ricezione che un'opera riceve dice molto sull'epoca che la sta ricevendo e molto poco sull'opera in sé e per sé. Cosa voglio dire? Che quando noi andiamo ad analizzare i perché e i per come della ricezione, del rifiuto, del recupero del Tito Andronico, beh, ci accorgiamo che queste reazioni nei confronti dell'opera hanno veramente poco a che fare con l'opera in sé e riescono a svelare alcune caratteristiche dell'epoca che rifiuta, che rigetta oppure che recupera e che ama una certa opera. Questo è stato espresso in modo perfetto da Michel Foucault nelle Parole e le cose, che è forse la mia opera preferita di Foucault, in cui Foucault dice fondamentalmente che qualsiasi opera letteraria, pittorica, teatrale, poetica, opera artistica, qualsiasi opera linguistica, mettiamola così, qualsiasi testo in senso ampio, è un dispositivo. Che cos'è un dispositivo? Beh, un dispositivo è un elemento della realtà che si connette dentro e fuori all'ambiente che lo circonda, ovvero è qualcosa che riesce a creare un collegamento, una sorta di tensione fra l'ambiente entro cui viene circoscritta, in cui si sviluppa, e il senso di quello che vuole esprimere. E le opere shakespeariane hanno vissuto molto spesso questo tipo di tensione. Perché? Perché possiamo dire che tutte quante le opere di Shakespeare sono state a volte rifiutate, altre volte recuperate. Persino l'Amleto ha avuto dei momenti di fortuna maggiore e di sfortuna, e quasi non è mai stato dimenticato, però comunque è stato relegato per un certo periodo alle opere, se non minori, comunque quelle di minor interesse. E così il Macbeth. Non credo ci sia un'opera di Shakespeare che per tutti quanti gli anni dopo la morte del nostro Guglielmo abbia avuto sempre e solo fortuna. Perché? Perché in realtà l'opera, come dice giustamente Foucault, entra in una relazione particolare, che mi verrebbe da dire anche intima, con l'epoca che la riceve. E l'interpretazione che una certa epoca dà di quell'opera è
foriera di indizi sull'epoca, sulla gente di quel tempo, sulla cultura di quel tempo, sui contemporanei a quell'interpretazione, ma non sull'opera in sé per sé, anche perché poi noi non siamo mai a contatto con l'opera in sé per sé, semplicemente perché abbiamo perso anche le intenzioni dell'autore. Noi non sappiamo cosa Shakespeare voleva dire nel momento in cui scriveva il Tito Andronico, questo l'abbiamo detto varie volte su Daily Cogito e continuerò a tornarci perché è una tara mentale che dobbiamo toglierci. Quindi non siamo mai in contatto con l'opera in sé per sé, ma neanche l'anno successivo alla pubblicazione di un'opera siamo in contatto con l'opera in sé. Siamo sempre in contatto con l'opera come dispositivo, ovvero come tensione fra l'opera e il suo presente, e il presente in cui io interpreto quell'opera. Ora, che il Tito sia un'opera maggiore o minore, che sia o meno un capolavoro, che sia un'opera in cui Shakespeare voleva dire delle cose diverse rispetto alle altre tragedie, che sia di valore, che abbia... queste cose sono obiettivamente poco interessanti. È anche poco interessante dire: ma com'è che il Tito Andronico veniva letto nell'epoca in cui è emerso? Questo è interessante per un critico. Un critico shakespeariano dovrebbe guardare l'opera, contestualizzarla e descriverla anche sulla base del modo con cui i contemporanei a Shakespeare hanno letto quell'opera, forse in questo modo illudendoci di avvicinarci di più all'intenzione vera di Shakespeare. È come quando leggiamo I Promessi Sposi e ci viene insegnata quella cosa che in realtà Manzoni nella sua intenzione voleva, usando il 600 milanese e italiano, parlare della sua epoca, dell'occupazione austriaca e via dicendo. Certamente quello è chiaro che nei Promessi Sposi c'è quella cosa, però io l'ho sempre detto, l'opera in sé per sé o la valutazione dell'opera nel suo contesto è un lavoro da critici, è un lavoro da glossatori, non è secondo me il lavoro di un lettore, di un fruitore, che invece deve usare l'opera letteralmente come grimaldello interpretativo di un'epoca, della propria epoca e anche di se stesso. Io di fronte al Tito Andronico non devo chiedermi: ma cos'è che è effettivamente quest'opera al netto dei contesti storici successivi? No, in realtà dovrei chiedermi: cosa ne faccio di quest'opera? Come posso usare gli elementi di questa opera e di tutte le altre per scardinare qualcosa che sta dentro di me? Come posso usarla per interpretarmi alla luce di quello che è il mio ruolo nell'epoca contemporanea a me stesso e non all'epoca contemporanea a William Shakespeare? E questo lo dovremmo fare, a mio parere, con ogni opera. È il motivo per cui le prime quattro puntate di questa settimana su Shakespeare sono state il tentativo di connettere le varie opere con altri discorsi, altri dispositivi culturali a noi contemporanei, dallo Scarface ai film di Tarantino, da Philip K. Dick al populismo e via dicendo. Perché ho voluto fare questo? Non l'ho voluto fare come esercizio di stile, no, quello è proprio il mio modo di fruire di queste opere. Io connetto il Tito Andronico ai film di Liam Neeson non perché ci fa soltanto ridere, ma perché in realtà il modo con cui viene raccontata la vendetta qui, beh, è un modo molto simile a come viene raccontata la vendetta in quei film, o un altro film di vendetta che è Old Boy, per esempio, ovviamente quello originale, non la trasposizione hollywoodiana che è un cesso incredibile. Insomma, a me interessa prendere il Tito e dire com'è che si connette a quello che io sento di essere. E il Tito oggi, in una epoca nella quale il tema della violenza è così forte, non solo nel panorama cinematografico, ma in quello culturale di più ampio respiro, secondo me il Tito Andronico oggi è una di quelle opere che potrebbe, non so se sta vivendo un'epoca di fortuna, ma potrebbe sicuramente avere un'epoca di fortuna. Perché? Perché in realtà i pezzi del Tito Andronico possono connettersi bene, a mio parere, ad alcuni elementi del nostro contemporaneo. E su questo noi possiamo ragionare anche, per esempio, sui filosofi. L'esempio di Nietzsche. Nietzsche, dopo la sua morte, ebbe una grande fortuna in Germania, in Francia, anche in Italia, con D'Annunzio, con il fascismo, con Marinetti, con il futurismo, e ovviamente in Germania venne preso e letteralmente inghiottito dal pensiero nazionalsocialista o proto-nazista.
per poi prendere degli aspetti ben precisi nell'ambito del discorso filosofico e culturale. Dopodiché, dopo la sconfitta nel nazismo, Nietzsche sembrò essere stato sconfitto insieme al nazismo e venne dimenticato. Io vi dico che dalla metà degli anni 40 fino alla metà degli anni 60 di Nietzsche in Europa si evitava di parlare, fu dimenticato, era un autore eretico perché era legato a una certa visione. Poi a metà anni 60, soprattutto grazie per esempio in Francia al lavoro di Deleuze e di altri, fra cui anche Michel Foucault, in Italia grazie al lavoro di Vattimo e altri autori, ecco che c'è stata una nuova primavera nicciana e oggi Nietzsche va molto di moda. E noi possiamo tranquillamente prendere questo elemento e capire che questo ci dice molto su di noi, ci dà indizi su chi siamo, e potremmo analizzare i motivi di questa nuova primavera nicciana, per esempio accorgendoci che Nietzsche è un autore che ben si presta a tutti quei guru della comunicazione, i guru motivazionali, i life coach e questo genere di persone che da Nietzsche possono trarre sicuramente tante frasi da baci perugina con cui vendere più libri. E ovviamente questa è una lettura estremamente superficiale, ma è solo un esempio che possiamo fare per dire: non è tanto importante cosa Nietzsche è in sé per sé, anche perché ho preso un autore che ha detto tutto il contrario di tutto, quindi è molto difficile dire cosa rappresenta l'opera di Nietzsche, il suo pensiero, al netto dei contesti storici, anche del suo contesto storico. È evidente che Nietzsche ha un'importanza che si relaziona come un dispositivo, come dice Foucault, all'ambiente a noi circostante. Quindi devo leggere Nietzsche e di nuovo usarlo come strumento per capire qualcosa di me. La mia opinione sul Tito non è molto importante. Quello che io penso di quest'opera non è molto importante, ma posso anche dirvela. È un'opera che, secondo me, manca di tantissimi elementi che rendono le opere di Shakespeare grandi. Per esempio, manca dell'ironia che troviamo all'interno dell'Amleto, che troviamo nel Macbeth, quell'ironia nera, terrificante, quel vero black humor che fa dell'opera shakespeariana un qualcosa di sempre attuale e che oggigiorno ci permetterebbe di capire molte cose sul nostro presente, e spero di star facendo proprio questo con questa settimana tematica. La mia opinione sul Tito è che è un'opera, anche da un punto di vista proprio scenografico, che ha elementi minori rispetto alle altre, però questo è veramente poco importante. La mia opinione sul Tito non ha veramente valore, e questo è stato espresso benissimo da Carmelo Bene, per esempio. Io mi ricordo un'opera di Carmelo Bene che io ho visto ovviamente in televisione, in cui recitava l'Amleto dando grande risalto alle parti in cui di solito gli attori erano meno gonfi, meno carichi, e invece esprimendo con grande leggerezza quelle parti che di solito gli attori fanno in modo roboante. E quindi c'è questa scena in cui il monologo dell'essere o non essere, che ovviamente secondo Carmelo Bene, anche secondo me, ha fatto il suo tempo e ci ha un po' rotto le balle scusa Guglielmo, ma è così. E non è colpa dell'opera, è colpa della ricezione, di nuovo, dell'opera, che ci ha scassato le balle con questo monologo, applicandolo ovunque, a tutte e a tutti, poi anche decontestualizzandolo e stuprandolo in molti modi. E lui faceva il monologo dell'essere non essere come se fosse la lista della spesa, cioè essere o non essere, questo è il problema, scandalizzando tutti. E questo, Carmelo Bene, quello che voleva dire è esattamente ciò che esprimeva Foucault. L'opera è un dispositivo in tensione che scatena in noi delle reazioni, e la reazione delle persone di fronte al monologo dell'essere o non essere espresso con così poca solennità, diceva molto sulla natura dell'ascolto da parte di quelle persone che si aspettavano il monologo roboante dell'essere o non essere col teschio in mano, povero Yorick, e via dicendo. In realtà Carmelo Bene ha avuto il grande valore di dirci: guarda che forse l'unica cosa che puoi fare con la tua opinione su Shakespeare è farci autoironia. E io sono molto d'accordo, perché Shakespeare è uno di quegli autori che, oltre a venir letto da pochi ma citato da molti che non l'hanno letto, crea delle grandi aspettative. Se tu vai a vedere un'opera di Shakespeare, appunto, tu sul monologo dell'essere o non essere, o sul monologo di Macbeth prima dell'uccisione di Duncan, tu
ti aspetti la roboante interpretazione, che è un po' anche quello che ho cercato di fare io nelle letture iniziali, quindi mea culpa Carmelo, scusami, però qui siamo in un podcast, non siamo a teatro, quindi va bene così. Insomma, per concludere questo ragionamento metatestuale sul Tito, darwinianamente le opere vivono nell'ambiente culturale e vengono selezionate, vivono un atto di selezione naturale all'interno del contesto culturale nel quale sopravvivono, emergono, muoiono, si riproducono e risuscitano a volte, perché le opere letteralmente si adattano all'ambiente culturale, all'epoca in cui di volta in volta vengono lette. A volte muoiono quelle opere, il Tito è morto varie volte, per decenni non messo in scena, dimenticato, demonizzato. Poi si trasformano queste opere e vengono prese da altri autori, altri registi, altri scrittori e vengono mutate in cose nuove e creano allo stesso tempo nuove condizioni affinché domani quell'ambiente culturale sia pronto a ricevere delle opere diverse. Insomma, letteralmente il pool memico nel quale vive la nostra cultura, vi ricordate l'episodio di Daily Cogito sul meme? Beh, recuperatevelo se non lo avete sentito o se l'avete dimenticato, perché anche gli episodi di Daily Cogito vivono, muoiono, sopravvivono, vengono dimenticati e poi trasformati e riprodotti e vivono nuove fortune. Ecco, il Tito Andronico è esattamente questo, è un'opera che è stata selezionata positivamente, altre volte negativamente, e che oggi può essere letta non per capire cosa voleva dire Shakespeare. Noi non entreremo mai in contatto con il Tito Andronico in sé per sé, possiamo usarlo come piede di porco per aprire delle porte della nostra percezione culturale e in questo modo comprendere meglio come siamo fatti, quello che desideriamo, quello che temiamo e come ovviamente svolgere le nostre trame e le nostre vendette nel mondo senza eventualmente stuprare e uccidere la povera Lavinia, che è il piano di Aronne con cui ho aperto l'episodio. Il Tito è un'opera fastidiosa, è un'opera terrificante ed è proprio per questa, secondo me, che va letta, perché è un'opera interessante in quanto diversa da tutte le altre fatte da Shakespeare, ma soprattutto perché può metterci in relazione con alcuni concetti della nostra vita e del nostro tempo che a volte dimentichiamo. Questa è la mia non opinione sul Tito, ma la mia meta opinione sul meta Tito Andronico. In questa settimana meta tematica su un meta Shakespeare. Vabbè, adesso la smetto. Ovviamente aspetto i vostri meta commenti, le vostre meta opinioni. Non riesco più a smettere, ragazzi, scusatemi, ma io chiudo questo meta episodio ricordandovi che non è metanoia tutto ciò che meta pensa, e credo che adesso possiate anche disiscrivervi da Daily Cogito. Ciao a tutti e a domani.